Ho affrontato mini deserti. Sono rimasto quasi a piedi. Ho visto correnti fortissime fondersi tra di loro e navi guerriere di popoli antichi. Tutto questo in Cina? In qualche paese lontano dell'Africa? No, peggio, in Scandinavia. Comincia così. Al mattino presto di una notte di fine luglio, il mio viaggio verso la Scandinavia, oltre 5.000 km totali, che mi avrebbero portato attraverso la Svizzera, tutta la Germania in quattro tappe tra andata e ritorno, fino all'estremo nord della Danimarca per poi arrivare fino in Norvegia, senza tralasciare, in una giornata, anche la Svezia. Tante tappe che mi hanno permesso di vedere tante cose, conoscere tante cose e anche rivedere alcune mie idee sia sull'Italia sia sui paesi scandinavi che amo e che non ho voluto fare né in treno né in aereo, ma con un'auto elettrica. E che auto elettrica? Poteva essere una Tesla, poteva essere qualsiasi elettrica di grandi dimensioni con grande autonomia, ma io no, ho scelto qualcos'altro. La Svizzera mi ha già convinto per le colonnine, soprattutto perché si può pagare con la carta di credito, ma è una conquista nel 2022. Mia compagna di viaggio in questo lungo viaggio è lei, una Fiat 500 totalmente elettrica, compagnia atipica perché di solito un viaggio di questa portata andrebbe fatto con elettriche di ben altra portata che comunque non sono esenti da difficoltà. Lei ha dichiarato 320 km di autonomia, sul contatore al 100% va dai 260 ai 310 in base al mio stile di guida, ma in autostrada la sua autonomia riscontrata è di massimo 200-250 km ad andare piano, quindi questo per rendere le cose più complicate. Ma lei è la mia autovettura, il colore è molto particolare, diciamo, poi mi dite se vi piace o no nei commenti, e io l'ho personalizzata grazie a MSV che mi ha fornito questi cerchi Gloss Black MSV 85, sempre 16 pollici, che sono veramente molto belli e soprattutto si intonano bene al colore della vettura. Come andrà lo scopriremo, venite con me. Prima tappa, fermarsi a comprare la vignetta per la Svizzera, perché non possono fare tutti con il pass, no? Tra l'altro a questa stazione ci sono delle colonnine quasi pronte, eccole lì. Fatta la vignetta, ovviamente attraversare e arrivare al confine con la Svizzera ci vuole pochissimo, abbiamo fatto una piccola breve sosta all'inizio, quella che vi ho fatto vedere prima dove ero contento che ci fosse il POS, e poi abbiamo proseguito e nel frattempo è sorto il sole, non aspettate che fosse chissà che ora, erano circa le 6 e sì, alle 6 al passo del San Gottardo c'è coda. Infatti per un breve periodo il navigatore ci ha fatto uscire dalla strada, però quando siamo arrivati proprio al tunnel abbiamo dovuto fare la coda, aspettare un insolito semaforo, ma vabbè, alla fine l'abbiamo fatto. Poi sono arrivato a una stazione di ricarica, quella vera di cui avevo bisogno perché era quella più potente. Qua vi faccio pure vedere che con la tesserina si attiva tutto eccetera, però devo dire non male come stazione di ricarica lì vista montagne, forse credo sia una delle più belle che abbiamo visto in tutto il nostro viaggio. Poi siamo ripartiti, la ricarica sarà durata un quarto d'ora credo, un po' di più, ne abbiamo fatto poi un'altra ancora di 10 minuti e alla fine siamo arrivati a Friburgo.
Siamo a Friburgo. In realtà è andata molto bene stamattina, cioè ci siamo fermati 3 volte da 10 minuti e la vera rottura è stata tipo un po' di coda per in zona sul San Gottardo alle 6 del mattino. Però adesso siamo arrivati tranquilli, belli, un po' fresco ma non troppo. E niente. Forse continuiamo. Precisiamo, la Friburgo dove sono arrivato è Friburgo in Brisgovia o Freiburg in Brisgau in Germania, perché c'è una cittadina omonima più piccola in Svizzera con 35.000 abitanti. Quella dove sono arrivato io, quella tedesca, ne ha 300.000, è diciamo considerata il capoluogo della foresta nera, confina con la Francia, con le città di Strasburgo e col Mar, che sono sulla tappa ma al ritorno. È famosa sia per il suo centro storico molto medievale, sia anche perché è una delle città più ecologiche d'Europa. Qui si spostano tutti in bicicletta, con i mezzi pubblici, e c'è una tariffa unica per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il centro è totalmente chiuso al traffico, soprattutto è considerata anche la capitale europea dell'energia solare, perché qui tutti gli edifici producono energia. Al di là di queste nozioni è molto bella, sia perché appunto da qui parte la Schwarzwald, quindi la foresta nera, da qui tra l'altro a Friburgo hanno creato anche un dolce, si chiama Black Forest Cake, ma anche il centro storico comunque mantiene la sua struttura medievale. Tra quello che c'è da vedere c'è ovviamente la sua cattedrale gotica, Freiburger Münster, che è molto imponente. Soprattutto nella piazza dove si trova la cattedrale c'è anche l'antica casa dei commercianti, con quelle due, quel colore rosso tipico e le due torri angolari. La piazza vecchia si sviluppa poi il mercato, che sono stato fortunato perché quando siamo arrivati noi, essendo anche sabato, c'erano tutte le bancarelline con prodotti locali, formaggi, salumi, vi dicendo, ma anche per esempio libri. Sulla cattedrale è interessante vedere l'arcata proprio d'ingresso, perché era il luogo di incontro, diciamo, delle famiglie nobili più potenti della città, e infatti la cattedrale sorge proprio ai finanziamenti di queste persone e che sono tutte, diciamo, rappresentate. Ci sono diversi posti dove mangiare, so, ho visto con i guide, ma non avendone provato nessuno non so cosa dirvi. So che noi, visto che era estate e faceva anche abbastanza caldo, cioè quando siamo arrivati no, ma quando si è avvicinato mezzogiorno faceva un po' caldo, siamo andati a questo Garten Bar, Garten Restaurant, comunque era una terrazzina sulla collina dove si vedeva tutta la città, e abbiamo provato il Flammkuchen, che è una sorta di pizza alla tedesca, se vogliamo, comunque alla fine molto buona. E poi siamo ripartiti. Il mito della Germania che è tutta avanzata cade, perché tipo prima colonnine in Germania ce n'erano due, una rotta completamente, poi queste intorno a Francoforte sono due, una occupata a metà e l'altro cavo non funziona, e quindi devi usare quella un po' più lenta. Tutto il mondo paese. Perché la 500? Allora, prima di tutto ovviamente è la mia macchina, non ho voluto chiedere sponsorizzazioni a nessuno, neanche in ambito lavorativo. Secondo, secondo me questa generazione, la prima elettrica, solo elettrica della 500, è riuscita molto bene, più spaziosa, ha una tenuta di strada migliore, siamo in due ma dietro siamo riusciti a infilarci due trolley, due borsoni. Insomma, è molto spaziosa e volevo fare un viaggio un po' diverso, più a tappe, e secondo me l'elettrico, viste le sue grosse difficoltà di autonomia e di scarsa diffusione delle colonnine, si presta a questi viaggi a tappe, perché più o meno sei obbligato a farle. Lei ha una tenuta a livello di autonomia autostradale di circa 200 km, io ho impostato sempre di non scendere oltre il 20%, e quindi diciamo le tappe sono ogni 150, poi in base a dove sono le colonnine ci devi un attimo fare dei compromessi, ecco. La Germania in questo è un po' deludente, in Italia secondo me è fatta un po' meglio, ci sono colonnine un po' più potenti, sono meglio funzionanti, anche più comprensibili nell'utilizzo, però devo dire che comunque siamo riusciti a farlo, e l'inconveniente non è stato tanto doversi fermare a ricaricare, ma più il traffico, che anche in questo momento, come si può vedere, è abbastanza intenso, ci sono tantissimi lavori, peggio che autostrade anche per l'Italia d'estate.
Siamo arrivati in hotel, però oggi non si è guida più. Era un piccolo tour di Francoforte che ho scoperto da poco essere tipo la città considerata più pericolosa della Germania. Sicuramente ricca, tipo la quantità di supercar che ho visto in 10 minuti che c'era, non penso di averla vista da un'altra parte, Ferrari, anche così, però un po' triste, cioè un po' si è ispirata a New York, infatti è chiamata la Manhattan della Germania. Adesso ci sono alcuni grattacieli ispirati palesemente a Milano, vabbè, non mi sta piacendo molto. E tra l'altro attenti alle vie, perché qua siamo in una via bene, giri l'angolo e ci sono persone strane. Siamo culturalmente molto attiva perché ci sono più di 30 musei ed è sede della Fiera del Libro di Francoforte, una delle più antiche in Europa. In realtà non è che ci sia molto che mi abbia colpito. Merita sicuramente una passeggiata sul Meno per avvicinarsi al centro. Merita Römerberg, la piazza principale dove ci sono le casette in stile tipico tedesco e si vede anche il campanile della cattedrale e qualche via del centro. Poco di più. Comunque, buono l'hamburger che ci siamo fatti. E niente, poi siamo tornati in hotel, ammetto con un po' di paura in alcune zone. E com'è questa camera? Piccola, ma il letto è confortevole, poi ci sono. Beh, è fatta bene come camera. C'è anche il bagno che, diciamo, tiene fede al nome della compagnia, quindi è minuscolo, è veramente il bagno di un aereo, tra un po', con questa soluzione inedita, per cui la porta del bagno e anche la porta della doccia, che è trasparente a vista, qua ovviamente opacizzato. Ecco, diciamo, veniteci se siete una coppia o se siete abituati a vedervi nudi. E ora Riccardo riprocede alla sua magistrale operazione di incasso per cui mi ha insultato ieri. Di te stesso. Tipo all'8-7% di batteria, la macchina continua a lampeggiare per dirmi che è carica e che ovviamente il parcheggio che avevamo a Francoforte non aveva la colonnina e Francoforte non ha colonnina. Chi è in carica? 300 kW, non ci vuole molto, che merda. Poi siamo ripartiti, ma nella seconda giornata sono saltate tutte le tappe. Abbiamo visto pale eoliche, coda e abbiamo avuto altri problemi con le colonnine. C'è un EQV dietro di me, tra l'altro. Questa è la ricarica più veloce della Germania, quindi noi li battiamo perché noi arriviamo anche a 350, quasi 400 kW. Ma la cosa bella è che noi ce l'abbiamo solo in italiano, invece qua puoi scegliere anche la lingua, molto carino. Bene, amici, aggiornamento in diretta. La ricarica partita e poi si è interrotta, non funziona e devo aspettare che lui se ne vada. Il problema è che questa colonnina, a quanto pare, se si collega uno, l'altro smette di andare. Insomma, not bad, not bene, no, not bad. Risolta anche questa ricarica, ci siamo avvicinati sempre di più ad Amburgo, con un paesaggio che si faceva sempre più vicino all'ambientazione di Dark, la serie TV.
E niente, alla fine ci ho pure fatto uscire dall'autostrada perché c'era troppa coda, ma vi dico che ci abbiamo messo 9 ore ad arrivare ad Amburgo e sono tipo 460 km tra Francoforte e Amburgo. Allora, è stata una giornata in cui tutte le nostre tappe sono andate a quel paese e adesso stiamo passando qui tra i boschi di una Germania che assomiglia sempre più alla Danimarca, sperando che però poi arriveremo ad Amburgo. Così. Bello, però bello, tutto molto bello. Arrivati con la pioggia. Stasera l'alloggio merita un video. Guardate che bello, cioè questo è un ostello, quello di ieri era un hotel, un'altra storia, qui c'è pure la doccia, c'è scritto servizi igienici in comune e quindi solo il bagno, però la doccia è nostra, anche il lavandino e la stanza è grande, cioè bellissimo. E tra l'altro dalla camera abbiamo pure questa cosa rosita, peccato che non ci sia la colonnina. Ok, dopo la giornata di ieri sto andando in centro ad Amburgo, così ve la faccio vedere un po', perché Amburgo è una città molto interessante e molto legata alla Danimarca, soprattutto in generale alla Scandinavia. Conserva ancora oggi il titolo di città libera di Amburgo, in coerenza con il suo passato, di una delle città più importanti della Lega Anseatica. Per farla breve, cos'era la Lega Anseatica? Potremmo trovare delle somiglianze con le repubbliche marinare del Mediterraneo, ma a differenza delle repubbliche marinare, queste città non ottennero mai indipendenza politica, facevano parte sempre del Sacro Romano Impero, di cui si sono sempre definite suddite. Però, come le repubbliche marinare nel Mediterraneo, la Lega Anseatica, fino all'inizio dell'età moderna, quindi fino all'inizio del Cinquecento, ha dominato il commercio nel mare del nord, in netta concorrenza sia con l'Inghilterra sia soprattutto con la Danimarca. Una lega quindi che faceva parte di accordi commerciali di città fondate soprattutto dai tedeschi, ma alcune anche dagli svedesi provenienti dal Gotland, e che poi nel tempo ha perso sempre più importanza con l'affermarsi prima della Danimarca, di cui Amburgo a un certo punto ha iniziato a fare parte, e poi anche della Svezia nel periodo d'oro della Svezia, quando la Svezia è diventata, diciamo, una potenza sia a livello europeo, poi lo è rimasta per un po' anche a livello regionale. Tutte queste influenze ovviamente si vanno a vedere nell'architettura della città, che sembra per molti aspetti, in alcune parti, Copenaghen o Aarhus. Lo si vede anche dell'impronta scandinava, comunque nordica, della città, anche dai numerosi campanili con guglie molto verticali, ovviamente poi dal clima, e in generale anche dalle costruzioni in mattoni rossi come il Rathaus o come altre parti. E poi un altro legame con le città scandinave, con Aarhus specialmente, Göteborg, e anche l'importanza del porto che oggi ha, che tuttora ha, e che oggi vede il sorgere per esempio di mercati o anche locali ricavati da vecchi edifici portuali. Altro indizio che siamo ormai in terra scandinava. Samsø, che è una catena che c'è solo in Scandinavia. Nel nuovo capitolo del Tutto Mondo e Paese, qua ci sono delle colonnine non utilizzate, e quindi, cioè, se uno volesse, tipo io volessi caricare, non potrei perché queste di Sixt le hanno piazzate lì. Che oggi continua ad accomunare Amburgo alle città scandinave è che tutta la zona del vecchio porto e in generale la città è in continua espansione moderna. Questa si chiama Hafen City ed è l'enorme
porto antico che oggi viene riutilizzato con edifici sempre moderni, c'è anche il nuovo campus universitario ed è tutto fondamentalmente un cantiere, mi ricorda tantissimo Göteborg, ma anche alcune parti di Copenaghen. Ed è l'unica città della Germania in così forte espansione, se anche comparandola con Friburgo o con Francoforte non ci sono così tanti cantieri. La Lega Anseatica è interessante da analizzare perché ha molte somiglianze con le repubbliche marinare del Mediterraneo. Primo perché sono nate più o meno nello stesso periodo. Amburgo non è la città fondatrice, non era neanche la città più importante, quella è Lubecca, sempre in Germania, ma il periodo di nascita della Lega viene fatto risalire al 1160-1161, quando queste città indipendenti, complice diciamo la perdita di potere del Sacro Romano Impero, già in quel periodo, riuscirono a firmare degli accordi e dominare il Mar Baltico e il Mare del Nord. Della Lega facevano parte non solo le città tedesche, ma anche alcune città che oggi sono in Polonia, la stessa Copenaghen per un periodo ne ha fatto parte, e in Svezia Vilby, oltre a Tallinn e altre parti del Baltico. Ma quello che è interessante analizzare è che la caduta della Lega Anseatica avviene nello stesso periodo della caduta della perdita di importanza delle repubbliche marinare. La differenza è che le repubbliche marinare, essendo indipendenti, rimasero a lungo tempo indipendenti pur avendo perso il loro potere, quello che avevano nel Medioevo. La Lega Anseatica invece venne assorbita man mano dagli stati nazionali, dalla Danimarca e dalla Svezia in primis, che per prime fecero guerra a queste città. Prima Valdemaro IV di Danimarca e poi Erik II di Svezia, preoccupati dalla crescita di potere, fecero guerra alla Lega, prima perdendo e poi vincendo, ma soprattutto i contrasti interni delle città e poi la scoperta del nuovo continente delle Americhe, come fece perdere centralità all'Italia, fece perdere centralità anche al Baltico e alle città della Lega Anseatica. Lasciato Amburgo dopo pranzo, ci siamo rimessi in marcia per la seconda e ultima tappa di questo terzo giorno, perché siamo arrivati effettivamente in Danimarca. Un'oretta dopo eravamo sul confine e ci ha stupito la dogana, ma soprattutto ci ha stupito che appena attraversi il confine l'architettura e il paesaggio si fa subito danese e tu vieni accolto dalle bandiere dei paesi nordici, Danimarca, Svezia, Norvegia e Islanda, tutte lì belle ad accoglierti per dire «Oh, sei arrivato in Scandinavia». Tappetina Veile per vedere l'onda, questa opera architettonica, proprio sul fiordo, toccate fuga, e la sera, finalmente, siamo arrivati ad Aalborg.